prende palla, scucchiaiata, occasionissima per l'1-0, la porta è vuota! Che destrezza quella di Borghetti che porta avanti la nuova Pineta. Palla poi per Crestini. Cerca il passaggio per Sergolini, rovesciata! Un passo dal pareggio e che gol sarebbe stato! Vantaggio della sabbia che chiaramente è una superficie più morbida, permette anche di fare qualche volo in più. Quello che sta per provare il numero 11, che risposta di Sara, mamma mia! Borghetti alla battuta, fischia l'arbitro, parte il numero 2, 2 come i suoi gol, la doppietta, 2-0, nuova Pineta. Poi destra al volo, mamma mia, certo veramente incredibile, Ciletta impegnato più volte, Sargolini, Ciletta la blocca lì, scucchiaiata morbida, poi Crestini. In scivolata, Minotti di prima, palo, c'è una respinta, Borghetti, forse c'è fallo di mano ma si continua. Cibei, protezione, Ciletta a terra, manca solo il tiro, Ciletta ha parato anche questo. Minotti, attenzione che erroraccio qui, si riapre la gara grazie al gol del numero 10, Alvino. Non c'è mano, poi Borghetti tira di prima, c'è deviazione, Sara con un colpo di reni che la mette in angolo. Il gol, vediamo, parte Sargolini, lo aveva cercato più volte anche nel primo tempo, ora lo trova, 2-2. Dario Borghetti scalda al destro, lo prova e c'è gol con Sara che rimane immobile, tripletta per il numero 2. Poi reclamano il fallo di mano, Cibei appoggia con il petto per il suo portiere Sara, poi il pallone passa! E quando si dice che questo sport è caratterizzato da attimi, il gol di D'Agostino nella prova vivente, tre pari. Superato, fischia l'arbitro, parte Alvino, la spara alta e allora termina con un pareggio, tre pari l'incontro fra Elmi e Nuova Pineta.